Sì, lo so, l'inquadratura è pessima, sono contro luce, ma sto facendo il mio primo video per il corso di Casey Neistat e per questo video ci è stato chiesto di prendere semplicemente il telefono senza nessun tipo di attrezzatura, microfoni, stabilizzatori, andare in questo posto e fare un video spontaneo. E io ho deciso di scegliere il 221B, quella che, almeno nei libri, era la casa di Sherlock Holmes. Andiamo a vedere. Are you taking videos, sir? You can't take videos. Okay? No. Pictures are okay, but no videos. Thank you, sir. C'è un problema. Mi hanno detto che dentro la casa di Sherlock Holmes non si potevano fare video. E io vi ho fatto vedere qualche clip così al volo, però so che non è abbastanza per fare un video. Il problema è che adesso non so proprio di cosa parlare, quindi sono venuto a prendermi un cornetto e magari con un po' di zuccheri mi viene in mente qualche idea. Ok, sono onesto. L'idea mi era già venuta mentre stavo venendo qua, però ormai volevo il cornetto e quindi niente, dai, vi porto a farvi vedere una cosa. Allora, lo so che probabilmente questo video fino adesso è stato un po' un bordello, ma ora vi spiego meglio, non vi preoccupate. Per questo video a noi c'era stato chiesto di fare un video spontaneo, quindi basato su un qualcosa che la vediamo e ci suscita un'emozione. E io ho deciso di portarvi al 221B per due motivi. Punto primo, perché sono sempre stato un grosso appassionato di Sherlock Holmes, ma non è l'unico motivo. Quando venni qua in Inghilterra per la prima volta, nella mia prima giornata di esplorazione londinese, andai prima di tutto di fronte al 221B. Non ero mai entrato al museo, ma la seconda cosa che andai a vedere fu questo qua, Madame Tussauds. Questo per me è un ricordo veramente molto molto forte. In questo momento il telefono è appoggiato sulle mura della mia università e io mi dico, ogni volta che passo davanti all'uscita di Baker Street, mi ricordo di quel momento nel quale stavo esattamente là, stavo facendo la coda, c'era una coda di 3 ore per entrare dentro Madame Tussauds e nel frattempo guardavo le vetrate dell'università, perché ero là, stavo là davanti con Pirla, stavo aspettando, e tra me e me pensavo, ma quanto sarebbe figo se iniziasse a studiare all'università e quanto sarebbe figo farlo in Inghilterra. E il paradosso dei paradossi è che alla fine sono finito a studiare in quell'università che ho guardato e tra virgolette ho sognato per 3 ore in quella uggiosa e piovosa giornata di 4 anni fa, e questo per me ogni volta mi fa provare una grandissima emozione, e ho pensato che fosse un buon modo per condividere con voi un pensiero che mi viene spesso quando vengo qua, cioè che nella vita non sai veramente mai come le cose poi alla fine si metteranno a posto. C'è il video quello famosissimo dello speech di Steve Jobs che dice: non puoi unire i puntini guardando avanti, puoi solamente unirli guardando indietro. E se guardo indietro a quello che è stato 4 anni fa, quello che mi viene da dire è che non escludete mai nulla dalla vostra vita, non pensate mai che qualcosa sia impossibile. Se avete una volontà, un desiderio, provate a fare quello che volete fare fino alla fine, perché alle volte le cose si mettono a posto in modi che realmente non avremmo mai neanche potuto immaginare. Ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, non ho veramente idea di cosa uscirà fuori. Se vi è piaciuto schiacciate like, condividetelo, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. E io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qua. Ciao!